come qua sullo sgabello che giro. In questo nuovo gameplay di League di Patrani 57 con me c'è sempre l'humus. Facciamo velocissimo il terzo livello che si chiama Goldix Hollow. No. Pericolo al Gimidello. Questo era il mio amico l'humus. Dove? Dove? Sì. Ancora quello? No. Ah no, l'avevo prima. Ah sì. Vabbè. Ah, qua si sbloccheranno penso dei personaggi favolosi. Io prenderò, facendo molto veloce la mia scelta, la Umbridge. Modestamente. Non c'entra niente. Allora, eccoci qua di nuovo con Ron Zombie. Come avevi detto te. Il nostro amico Woody Allen sta pensando a come costruire la tenda. D'ora in poi chiamerò Harry Potter Woody Allen. Ho deciso. Topo! Ah, ma questo livello qua era quello del video di YouTube. Sì, che poi è diventato molto meno famoso. Ehi, ma c'ho Voldemort. Sì. E poi è diventato... Ah, che bello! Ho capito. Poi è diventato più famoso in realtà un altro livello, perché poi è stato quello della demo. Non sei un Weasley. Hai ragione. Sei un Voldy. Come si fa a entrare di là? Non si può. Ok. Aspetta, forse ho capito come entrare di là, grazie a te. Quando va a destra vuol dire che va a sinistra. Visto? È sempre stato così. Stavolta però stavo per ricredermi e invece... Avevo preso gli occhiali e serviranno a qualcosa. Scappa che sei un mostro. Guarda tutte le freccette che abbiamo a destra. Questa qua? Ah, ecco cosa serve gli occhiali. Adesso prendiamo subito il personaggio che è sbloccato, tranquillo. Ah, questa qua è la tomba di... La statua dedicata... Stemma e... Lilipop. Giustamente. Perché sul libro c'è e sul film... Nel film no, vedi che ci sono... La statua in alto, no? Mm-hmm. Ci sono James, Lily e... L'avevano fatta la statua perché in memoria del terribile fatto accaduto a quella famiglia. Bla bla bla, tutte sciocchezze. Prendiamo questo simpatico coso e andiamo di qua. Ehi, sono Woody Allen. Esatto. No, basta, adesso che ho detto Woody Allen creo un personaggio che si chiama Woody Allen. Già devo creare George Lucas. E infatti. Non ti vedo più. Sentivo che fremevi nel dirmelo. Cosa? Niente. Ah. Nel prossimo livello userò io o George Lucas o Woody Allen che dovrò creare. 2 su 5 fiori. Bravo. 1 su 1 grammofono. Cosa? Oddio. Poverino, così da solo nella neve a ballare. Da solo, sì. Ti tiro quello che... Compagnia. Tutti allegri. Epicità. E allegri ballerini e fantasmi. Ah, quando saltellano così, cioè, vuol dire soltanto una cosa. Stemma. Cioè che il ballo era finito. Altro fiore. Ok, cosa ci faccio con questo? Aspettate, guardate me, ultimo fiore. C'è un topo. Uccidili. Ah, bada che davra. Ok, torna al coso che avevo trovato. Cos'è questo?
Guarda che Toby, quando prendo il gatto, il topo corre più velocemente. Ma questo che cos'è? Cosa? Stai facendo qualcosa? Nella maniera più involontaria in assoluto. Scusa un attimo. Hermione? Sono io Hermione. Vieni qua. Perché non posso prenderli i topi? Vabbè, scusa. Vieni qua che c'è bisogno di te. Arrivo. Perché di me? Tanto. In realtà non è che c'è una tomba precisa dei signorotti lì. Studente in pericolo, meno male. Tu sei Voldemort, siamo già a posto. Grandioso. Sorry. Guaio. Dicevo, non è che c'è una tomba precisa con il simbolo dei doni della morte. Perché di solito è sempre stato questa la tomba dei doni della morte, lo simbolo dei doni della morte. Ma perché uno inizia a muovere le cose delle tombe da sinistra verso destra. E invece noi abbiamo fatto così. Cosa stai facendo? Costruiamo una stufa. Tanto prendo già l'augamento. Devi metterla sopra. No, hai già fatto, scusa. All'albero. Vabbè che anche lui vive. Ok, aspetta un attimo, abbiamo fatto tutto qua. Sì? Sì, direi anch'io. Dice qualcosa per Lucio. Che sia il coso. Sempre per andare avanti, scusa. Aia! Mi ha preso in pieno il palo! No! Facciamo sempre la mente. Mi hai bloccato qua! Sono felice per te. Ok. Dove stai, Harry? Guardare la tomba del mio vecchio kebab. Cosa? Lascia perdere. Una ghirlanda Lego. Un mostro Lego. Eccolo lì. Secondo me con gli occhiali sembra la nostra prof in matematica. No. Solo la lingua, dai. Esatto. Bruciamo i libri come un nazista. No. Sì, sta buono che sono l'Ambridge, è molto più potente di te. Occhi. È molto più cretina. Soldi. Ho capito, smettila. Come ho fatto? Ti ho fatto il legilimens. Aspetta, aspetta, Voldy, vieni qua che c'è una porta maledetta. Fantastico. Quanta roba c'è qua? Troppo. Già qua hai fatto un personaggio. Cosa? Ma che senso ha? In che senso serpente? Non lo so. Che puoi diventare un serpente. Oh, sono curiosissimo di capire cos'è. Vabbè, ovviamente ci sarà Batilda Bat normale. E la figlia bassa serpente. Grazie, era proprio al limite. Montiamo sto coso. Il strato serve soltanto per i soldi. Giusto? Sì. L'ho già preso. Ok, abbiamo queste 5.000 cose da fare. Intanto quello lì è un bidone. Quindi basta colpire il bidone. Credo. Cosa di? Se no becco te. Se no è il ragno.
Segui Matilda Bar di sopra. No, vabbè, quello lì è per fare la storia. Io salgo comunque. È stato utile. Ecco il ragno. No, non serve niente. Perché? Quando capiamo che cosa sono. È strano, però sembra proprio il ragno. Aspetta. Uno su quattro è cosa? Dove uno su quattro? Ho fatto uno su quattro qua prima. Cioè adesso. Qua c'è cosa di ambiente, ma è per andare avanti nel livello. Scusami, ma... Ah, forse ho capito come fare una cosa, ma il problema è come, cosa fare qua. Veramente... Un mistero! Basta avere una piccola incomprensione che ci si blocca persino in un gioco libero. E se non fosse qualcosa da rompere... Cosa hai rotto? Oddio mio, cosa ho fatto? Basta, sono i ragni questi. Sì. Scusa, qua a destra c'è un ragno. Come faccio a beccare quello? Ah no, sarà sopra magari. Però quel ragno devo beccare. Due contro un ragno solo. Voldemort e un altro mangia. C'è un altro cattivo. Fidati che arriverà. La pazienza è l'arma primaria di un gioco. Mi sono distratto. Tan 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 tan. No 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 no, non penso niente, tornate al ragno! Non pensare al ragno, no no no, cos'è una stufa simpatica? Il ragno! Oh mio Dio! Cosa? Quando non caghi il ragno? Sì, è proprio così il concetto. No no no! Dov'è che è indistruttibile? No, non è quello. Non ho una borsetta viola, no. Sono un uomo. Secondo me quando adesso facciamo la dentiera che distruggerà i libri, prima di salire, ci sarà una super cosa. Dai che è da mezz'ora che stai aspettando di fare l'aguamenti. Non yeah. Rapido, rapido. Merda. Come digerire? Aspetta, posso mangiare il ragno con... No, no. Ecco, adesso dicevo, prima di salire su, perché poi scendere giù non si può. No? Sì, era il ragno. Ah, bastava toccarli. No, non credo. Sì, sì, tu l'hai toccato. Forse perché l'ho colpito perché ero molto ravvicinato. Perché quando ero nell'altra sala, cioè, ero attaccato al ragno. Però non riuscivo a mirarlo perché non sono mirabili. L'altro è qua sopra.
cos'è? Sono un serpentone. Tra poco. Allora. A mancarlo. Un serpentone enorme. Ti colpisce? Beh, cazzo, sono Voldemort, cioè. Lascia un attimo in pace. Perché non esce più un oggetto? Ah, è andato laggiù, non ci posso credere. Cosa? Un effetto di gioco assurdo. Vedi questo trenino qua? Sì. Dobbiamo prenderglielo e lanciarglielo. Io l'ho lanciato male. E quindi si è incastrato là dietro. Cioè, è sospeso in aria. Impossibile da riprendere. E quindi non possiamo più fare male al serpente. C'è nella merda. Siamo. Yeah. Intanto aspettate, no, fai continuo. Ecco. Perché ritorna Paiolo Magico, ma salve ed esci. Quindi adesso vediamo tutto come abbiamo fatto. Dobbiamo rifare i ragni. L'unica cosa è quella. Che dobbiamo rifare i ragni. Tanto per ora abbiamo toccato il personaggio. Matilda Serpente. Mago autentico, vabbè. Gettone, vabbè. Studente più pericolo. Ok. Adesso ci ritroviamo nella stessa sala lì della prima sala del serpente. Con i tre ragni fatti, che manca il quarto. Rieccoci qua. Siamo nella prima sala. Cerchiamo di non fare quell'errore. Quindi te gli lanci gli oggetti. Abbiamo capito come fare la cosa dei ragni. Oddio, aspetta, com'è che si lanciano gli oggetti? E adesso prendilo e... Non so, non mi ricordo qual è il tasto. Niente, lo prendi. Vai in avanti. Il tasto per usare le magie, un vuoto di memoria. Bì. Grazie. Ho un vuoto di memoria. Avvicinati, cacchio. Lascia. Ecco. Secondo me se saresti riuscito per l'istinto. Dicevo, abbiamo capito come fare la cosa dei ragni. Praticamente si possono mirare per un secondo mentre stanno giù. Esatto, proprio lancia quello. Ecco l'ultimo ragno. Ah, questo qua è sempre giù, quindi si sta tranquilli. Bam! Harry Godric Solo. Ah, vi facciamo vedere. Matilda Bat Serpente. Che è un personaggio orribile. Cioè, non fa niente, nessuna magia, non può diventare un serpente e non rotola neppure. Io invece pensavo il personaggio più bello del mondo. Poi. Torta! Dai, rimane lì. B. Lo lancio io questo. Ok. E via con questo livello. No, non ancora. Verso l'infinito. Io mi sacrifico, mi metto qua. Ok, non era una buona idea.
un quadro. Allora, c'è la lampada che è l'ultimo. Perfetto, e via serpente come in questo livello, come dico io. Cioè, come questo livello. In cui è successo di tutto. Di tutto. Siamo troppo vicini. E si rompe la bacchetta di Harry. Perfetto, abbiamo finito anche questo gameplay. Boom. Harry gode il sollo e ci mancava. Anche le monetine. Era l'unica cosa che ci mancava. Boom, 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 boom. Addio. Ciao.